14° Memorial Nicola Marino, per ricordare il musicista scomparso improvvisamente il 19 dicembre del 2007, a soli 46 anni. Il comitato permanente, presieduto dalla signora Vittoria Baldanza, moglie del musicista, coadiuvata da tutto il gruppo Marino, dedicano al familiare un evento culturale alla memoria. Iniziamo col dire che la poesia è sintesi, è espressione profonda di pensieri e sentimenti che spingono alla riflessione. Noi abbiamo fatto di questo concetto il nostro motto per la vita, dedicandoci anima e corpo alla poesia, alla canzone e per conseguenza alla musica. Riflettere prima di agire è buona norma per vivere meglio, quindi la poesia è un buon alimento per lo spirito, che dovrebbe contribuire a migliorare il nostro comportamento e il rapporto con il prossimo. Del resto, la creatività artistica è una delle più alte manifestazioni delle capacità cognitive dell'uomo. Si legge in un testo di biochimica della creatività di Luigi Pulvirenti, professore di neurofarmacologia di San Diego, California. I poeti guardano fin dentro l'anima, scrutano il proprio e l'altrui cuore, si insinuano nei meandri più reconditi del sentimento umano, mettendo in evidenza vizi e virtù. Ecco perché la poesia, oltre che aiutarci a vivere meglio, ci offre lo spunto per la ricognizione concreta del nostro io pensante. Adesso però vogliamo presentarvi ad uno i poeti che prenderanno parte a questo 14° Memorial di Nicola Marino. Matteo Gompieri, Sebastiano Calcò, Nicolina La Spina, Graziella Lovano, Salvatore Maenza e Roberto Santoro, Carlo Vitale e Nunzio Vasi. Tra una poesia e l'altra, oppure ogni due brani, Voci di Sicilia vi faranno ascoltare alcuni brani più rinomati del repertorio folcloristico siciliano. Signora Nicolina La Spina, accogliamola con un bel applauso. Di Menanna e la sua figli vi hai guardato, femmina antica, un secolo passato. Sto fatto un 255 fu accaduto, faccio la riverenza e mi saluto. E questa era mia nonna Nicoletta, la madre di mio padre. Ora abbiamo mia nonna Marittina e mio nonno Turi. Manarlo Turi e mananna Marittina erano una coppia di la mente fina. Come ide non se ne giovano giù, ma nanna, per rispetto a suo marito, ci diceva di voi. Travagliare una vita onestamente e per mancanza di tempo puro a panza vagante. Ma nanno possedeva un grosso armento, travagliava notte e giorno, ma era contento. Animali ne aveva assai, un'azienda che non finiva mai. Erano 80 sulle vacche di pastura e spesso pascavano malati, ma io conoscevo la cura. Da scura all'orso si preparava a svelare, faceva poco sensare in tale ferie. E vedete, ci parlava italiano e ci fece arrestare piano piano. Ma nanna, le giornate li passava a crescere i figlioli con il signore Cimannato. Ne aveva 5 e non vi dico chi ci voleva, eppure di tante altre faccende si occupava. C'erneva frumento e dopo lo monnava, o buttava un mulino e omaginava, che
farina faceva taglierina, macaruna e ovale impastava, faceva fuazzi quando non fornava. Complimenti alla signora Nicolina per la grande capacità descrittiva e per la sua attitudine a farci ridere, farci commuovere nei suoi componimenti. Io ci tengo particolarmente ad intervenire in queste manifestazioni perché così posso esternare attraverso il tema della poesia tutto quello che vorrei gridare ad alta voce. Adesso accogliamolo con un bel applauso. Sebastiano, il professore, Sebastiano Capo. E Marano. 10 anni che non uscivo, caro Sergio, tu mire che bastianello. Uno tortoreciano scevise, due nati e cresciuti a Carese. Perciò detto per com'ero, tutto mi ha rivolto. Lo bene e lo male, certo non mi scordo. Un anno per un potello, vai a Potocca, segna lo subello. Certo, non tutti sapevano il mio nipote. Perché a Caruno sono pure sconosciuti, come un mananno portoriciano che era sempre vostro a mano. Poteva avere pure ragione, Paoletto. Lo vedeva una volta l'anno quando ammazzava lo porcello. Non c'era tanta vicinanza. Quando mi vedeva, ci voleva la panza. Io volevo abbracciare, una vasata, pure ci voleva dare, ma io sempre risoluto. Manco mi guardava e stava muto. Non era un anno moderno, ammetto pure che ero moderno, perché per stegni e cernefici tanti, il più pronto bastone tirava la stanza. Era più amaro che duce, per così niente facevo sempre luce. Certo, ero sempre piacevole, quando mi chiamava me ne fotteva io. Dopo ci passava dal gran potente bere, mi chiamava Bastianello, mio accatti i cannieri. Certo un annuncio, ma io subito da bacchino. Quando tornavo, trovavo i cinculini sopra tavolino. Per ricorrenze più importanti, volevo trovare. A Pasqua, a Carnevale, per Natale, mai mi ascoltavo. Pure a mano ci passava. Ormai tutto passò. Ave anni che sta terra lassò. Tutto ancora ci penso e non mi posso scordare, era mananno e non mi posso negare. Mentre i mananni della cara per me fu una cosa rara, mi crescevo meglio di un figlio, ogni giorno mi davano un consiglio, ma Nannuzza mi accompagnava a scuola, con tutta sempre quella buona parola, chiamavo maestro con educazione. Se mano pote sbaglia, mi c'è una punizione. In anni dell'arcara, niente mi fecero mancare, soprattutto l'affetto e lo mangiare. Dopo tanti anni che sta terra lassata, per sempre il tuo cuore va a restare. Anche quest'anno è arrivato il momento della
Condivisione del ricordo. Io parlo di condivisione del ricordo perché in realtà per noi della famiglia il ricordo è tutto l'anno, è 19 dicembre tutto l'anno. Non passa un giorno che non rivolgiamo un pensiero e che non sentiamo la mancanza del maestro Nicola. Però nella data del 19 dicembre ci piace condividere il suo ricordo con gli amici, con le persone che ci seguono, che ci vogliono bene. Io anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno permesso anche quest'anno la realizzazione del premio. I poeti innanzitutto, validissimi scrittori del nostro comprensorio, non solo alcaresi o comunque alcaresi che si sono trasferiti altrove, ma che hanno mantenuto l'attaccamento per il paese di Alcara Lifusi. Ringrazio il comune, l'amministrazione, insomma tutti quelli, il presidente della società agricola che ci ha permesso di usufruire di questa bellissima sala, tutti gli intervenuti e che dire, ogni anno è una bellissima emozione e ringrazio ancora tutti. Ogni anno cerchiamo di commemorare questo nostro fratello cercando di esaltarne le qualità. Non è facilissimo, devo dire la verità, perché lui era quello che tutti noi sognavamo di essere: comprensivo, attento, umile, preciso in tutte le sue cose. Era una persona eccezionale, ecco. È andato ad arricchire, come si suol dire, quando vanno in cielo i migliori, è andato ad arricchire la schiera di angeli, e noi speriamo che questo angelo ancora ci aiuti ad andare avanti. Umberto Santoro. Io ho ancora un nonno 102enne, ho avuto nonni molto longevi, mia figlia ne ha avuti 11, il mio figlio 10, un record proprio. Allora, i nonni ci raccontano gli episodi anche di quando erano giovani. Visto che io quando ero giovane ho fatto degli episodi, come ognuno di noi, ora sono in mezza età pure, perché aspettare di diventare ottantenne per raccontarli? Se i ragazzi mi ascoltano ora come io ascolto ora, guadagneremo tempo. Per cui cominciare ad ascoltare, chi ha cose da farsi ascoltare, è un privilegio da chi ha questa, diciamo, ambizione o intuito di ascoltare sempre. Pensare che anche un bambino ci può insegnare delle cose. Detto da un nome, il peso, il carisma è chiaramente superiore. E allora ho pensato al messaggio di ascoltare e di non affidarsi solo al progresso che può essere un telefonino o internet o queste cose, ma anche le storie che ci vengono raccontate. Come dico, anche ascoltare le prime è ancora più utile. E quindi ho pensato al titolo Passato e Futuro. Nel canto che la mia anima mi sussurra, sento il fragore che le tante frasi del racconto ripetuto all'infinito con me vuole tramandare, chi i libri passati scrive e scolpisce nella mia memoria. Ho ascoltato i versi che compongono la propria storia, le parole come suoni dei suoi pensieri, le espressioni che mettono in luce speranza per quello che è stato e ciò che può essere.
desiderio, voglia e augurio da raccogliere da quel vissuto vero e reale, narrato qualche volta con lacrime agli occhi. Sembra quasi invenzione, tanta eredità donata, devo con obbligo ricordare, per dare un senso utile come metafora oggettiva del cammino oltre il domani, mio e di ognuno. È accorato il fine, grande la voglia di risvegliare l'uomo e l'umanità da sonno profondo, da cultura ormai astratta e sbiadita. Una vacca con la sua mano si posa sulla mia spalla, poi un sorriso mi trasmette serenità. Ho gli strumenti giusti per amare, per stare bene e bene rammentare, ne farò tesoro. Raccontami altro, ora che anch'io posso farlo. Ho l'età di mezzo, mi sento fortunato, posso ascoltare e farmi sentire, ho figli, amici e tempo per parlare e scrivere di te. Non avrò fretta per altro scopo se altro avvenimento aggiungerò al mio futuro. Sono certo, nessun progresso può avere utilità senza tutta questa storia. Allora, Salvatore Maiezza è un poeta che nel suo piccolo riesce a farsi ascoltare a Torino e ottenere anche dei buoni riconoscimenti. Ha vinto diversi premi proprio per le sue belle poesie. E a questo premio ci tiene veramente, a questo memorial. Ma nonno si chiamava Olucidano ed un ruvato era guardiano. Di tanta gente era stimato e da sua famiglia rispettato. Pareva rudi, un sorriso austero e all'apparenza pareva severo. Ma un sapore era chino d'amore e un sorriso chino di colori. Passò tutta la sua vita intorluato e di un bel ricordo l'aveva salvato. Un ruato riuscì una famiglia ranni, con ciavagli, con beni e affanni. Era una roccia e io mi aggrappavi quando di pace orfano arrestato. I suoi consigli e i suoi insegnamenti sono sempre presenti in tua mente. I nonni sono tutti pasoranni, chi da vita conoscono l'inganno. Sono preziosi i suoi insegnamenti, perché sono tutti gente sapiente. La pelle da sua faccia è tutta rizza, perché sono tutti perle di saggezza. I mani li hanno tutti martoriati, perché sono giovani consumati. La nonna da casa è regina, fece sacrifici di sera a mattina, per correggere una famiglia grande, lavando robe e stendendo panni. I nostri nonni sul libro di storia, di conoscenza, di sapere e di memoria. Se in ta vita buono ti vuoi usare, buoni consigli non lasciare. I nonni sono fissati con parlare, perché i nipoti vanno consigliare. Ma i nipoti sono stufi da scudare, perché il telefonino li hanno a guardare. Non sanno che è una vita virtuale. Dei nonni si impara la vita reale. Una volta in auge ero fatto, per nonni c'era il massimo rispetto, oggi non sempre sono rispettati e se la sono soli e abbandonati. Quanto sogno felice, contento e ansioso, aspettando l'alba e non mi auguro che mi soso. Siamo in festa oggi a me di potente. Ma figli amici, avevo un sacco di che fare e che farete. Io vi raddoppiassi se che fare e che farete, per restare a lungo soli, queste belle anciolette. Aspettammo ancora aperto sta bella improvvisata e pulisse a lungo tempo, 48 ore nella giornata. Come ti passa nella giornata fatta di niente? Dina sì, ma non così allentante. Come aspettare un nostro sangue per l'abbrazzo di Masuna, i carizzi dolci dolci. Mi facesse pigliare a tamponone. Ora mi dici, no, ma tu, la PlayStation ce l'avevi? No, gioia, l'hanno inventata dopo, due fette di pane e poi correre. No, ma
Ma tu, alla mamma comprai i giochini? Certo, Gioia, bambole, peluche e la cucina coi fornellini. No, no, ma tu mi dici sempre ti auguro tanta fortuna e felicità. Certo, Gioia, voi siete chiusi dentro due cuori e ancora dentro altri due cuori. È la verità. No, no, ma tu che intendi per felicità? È quando il cuore ti illumina gli occhi nell'abbraccio con mamma e papà. No, no, ma tu, quando io crescerò, giocherai con me. Certo, Gioia, fino a quando mi vorrai, io correrò da te. E se vado lontano, 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 mi seguirai tu. Ci puoi giurare, Gioia, fino a quando il tuo cuoricino e la tua boccuccia mi sussurreranno. No, no, ma tu. Io penso che tutto il paese si unisce a noi in questa scelta. Ne abbiamo premiati tanti, tutte persone che ora a distanza di quasi 15 anni noi premieremo di nuovo, perché evidentemente se lo sono veramente meritato. Quello di stasera, noi abbiamo scelto di premiare una persona straordinaria che purtroppo è venuta. L'abbiamo premiata e se n'è andata perché ha la mamma che sta poco bene. Però questa ragazza è una di quelle giornaliste che fanno il lavoro con coscienza, che si confrontano e si buttano nella mischia convinti di dire solo ed esclusivamente la verità. Probabilmente questi pagheranno il prezzo di questo ardire, però. E questa persona appartiene a quegli individui, a tutti quei giornalisti che raccontano la verità. Lei si chiama Letizia Passarello, è una nobile donna, una persona appartenente alla vecchia diciamo nobiltà siciliana, e io ho avuto piacere di averla qua stasera. Una che scrive per i grandi giornali, che scrive per Panorama, che scrive per il Mezzogiorno, che scrive per Corriere della Sera, scrive per i più grandi giornali italiani. E noi l'abbiamo scelta dopo anni di ripensamenti su questa persona. Non è stata premiata stasera e pensata stasera. Sono particolarmente emozionata perché conosco la famiglia Marino da almeno 25 anni, perché col professore Nino Marino abbiamo messo su questo giornale Nuova Italia, insomma, quindi abbiamo sempre collaborato insieme, quindi ci lega un rapporto di stima, di affetto, di grande fiducia, veramente ho conosciuto la famiglia, una famiglia di grandissimi valori. Oggi è un momento in cui questi valori stanno venendo per l'ennesima volta alla luce, perché ricordo con grandissimo dolore, eravamo ancora a Nuova Italia quando è morto, è venuto a mancare il maestro Nicola Marino. E ricordo che appunto la signora in attesa del bambino, che poi è nato successivamente, non ha mai conosciuto il suo papà. Qui ho il piacere di aver conosciuto invece la prima figlia, che era molto piccola, insomma, quando il papà è venuto a mancare. Però quello che mi ha lasciato veramente, diciamo, piacevolmente stupita e anche commossa è stato il calore che la famiglia Marino ha donato a questa giovane donna, che si è ritrovata, diciamo, con la famiglia sconvolta in una volta. E adesso il fatto che praticamente il maestro Marino e il fratello, il professore Pippo Marino, abbiano voluto dedicare al fratello un memorial, significa che effettivamente che il senso della famiglia in questa famiglia è immenso. Dopo abbiamo scelto una persona straordinaria che molti di voi sicuramente conosceranno, ma che lui manca da qui ormai da tanti anni, è andato via da ragazzino. Lui si chiama Mimmo Restivo. Mimmo Restivo è un genio, è un ragazzo straordinario. Pensate che ha vinto un Guinness insieme alla grande cantante Laura Pausini. Questa persona è riuscita con sacrifici in mani, perché voi mettetevi un po' nei panni di chi decide di raggiungere un obiettivo e non ha le armi per poterlo fare.
ha seguito per 60 concerti in tutto il mondo la grandissima Laura Pausini. Un encomio solenne per l'impegno e gli obiettivi conquistati nella professione, dando luogo ad una brillante carriera e ai successi personali raggiunti. Benissimo. Un altro riconoscimento noi lo vogliamo dare a un'associazione locale che nel pieno della pandemia si è distinta in maniera eccellente, un'associazione di cui tutti noi dovremmo essere orgogliosi. Sono dei volontari, sono delle persone meravigliose che io ho avuto l'opportunità di toccare con mano quanto fossero importanti queste persone. Un meritato riconoscimento per il contributo profuso al servizio della comunità locale nel corso della trascorsa pandemia da Covid-19. Grazie di cuore per quello che avete fatto. Non è scontato, perché ho saputo che invece in altri paesi vicini non hanno operato così bene quelli della Protezione Civile, quindi vi siete distinti, il premio è assolutamente meritato. Un meritato riconoscimento per il contributo profuso a servizio della comunità locale nel corso della pandemia da Covid-19. Complimenti e grazie. Io poco fa in un'intervista ebbi la possibilità di parlare di tradizione popolare. Le tradizioni popolari sono praticamente quella radice alla quale noi siamo legati mani e piedi, e guai a sradicarci da quella radice. Il dottore Sottore è d'accordo con me, perché di questo ne parliamo tante volte durante l'anno, cioè salvaguardare le nostre radici. Però noi siamo pochi, siamo soli, parliamo di tradizione sempre in due o tre persone, mentre noi abbiamo qua un emittente che parla di tradizione tutti i giorni, va a beccare qualcuno in giro, li va a trovare ovunque, vanno in tutta la provincia di Messina, vanno anche a Palermo, su Palermitano, girano, addirittura ce n'è uno, Franco Perdichizzi, che va anche all'estero, è incredibile. Cioè, queste persone che cosa fanno? Cercano di inculcare nella nostra testa che le tradizioni sono importanti, e guai a chi li tocca. E allora c'è questo nostro amico Adriano Monachino, che voi l'avete visto, almeno avete sentito la sua voce, perché lui generalmente è dietro la macchina, ecco, ma sentite la sua voce, conoscete la sua voce, che girano la Sicilia per immortalare alcune tradizioni. Io avevo già, il nostro gruppo aveva già premiato Onda TV, ma l'aveva premiata semplicemente per il notiziario, perché era proprio un appiglio, era un momento importante per noi ascoltare Onda TV, perché ci informava sulle cose locali. Mentre questi qua, questa redazione, questo Bella Sicilia, è una piattaforma di Onda TV, questa Bella Sicilia gira la Sicilia e mette in risalto le cose belle della nostra regione, ma non solo le cose belle, le cose paesaggistiche, non solo le chiese, ma anche le persone che ancora fanno certe cose, che si perdono nel insegnare delle ricette antiche, oppure a coltivare un particolare frutto o una particolare verdura. Impastare il pane, sì, preparare gli insaccati, cioè fanno cose incredibili.
E forse diciamo che la prima della missione che si occupa in maniera così intensamente impegnata in questo argomento. Perciò noi abbiamo pensato di premiare la redazione di Bella Sicilia, facente capo a Onda TV, proprio per questi meriti. E noi abbiamo per Onda TV e Bella Sicilia, abbiamo qua un insigne rappresentante, il signor Adriano Monachino. Chiara, ci deve raggiungere. Questa volta stai davanti. Un doveroso encomio alla redazione di questa importante televisione libera per l'impegno profuso nella salvaguardia e divulgazione planetaria delle tradizioni popolari siciliane, incrementando il turismo nel comprensorio e non solo. Complimenti. Adesso dividiamo subito gli attestati, dopodiché diamo la parola al dottore Santoro, che ha da dirvi delle cose molto importanti, ecco, riguardo la nostra tradizione, perché lui è un grande assertore e un sostenitore delle tradizioni popolari accadesi. Invitiamo il signor Nunzio Vasi a ritirare l'attestato. Chiamo il professore Sebastiano Calcò. Adesso è il turno del poeta Roberto Santoro. Adesso invitiamo la signora Nicolina La Spina. Noi, per quanto riguarda, diciamo, il premio e il memoriale, noi avremmo finito. Adesso, come di solito, noi chiudiamo con un rinfresco, un piccolo rinfresco, però preferiremmo farlo alla fine, ecco, perché adesso tocca al dottore Santoro con i suoi amici. Ok, dottore, ti puoi avvicinare. Vogliamo un applauso. È stato un momento bello, quello che abbiamo vissuto, un momento di amicizia fra amici per dare la parola ai poeti che hanno raccontato le loro impressioni, le loro memorie, le loro emozioni e in particolare, quindi il saluto va ai fratelli Marino, al maestro Rino Marino, alla signora Vittoria giustamente, per averci riproposto ancora una volta il memoriale Nicola Marino. Invece ho cercato di cogliere l'occasione, approfittando di questa ricorrenza del memoriale, per fare un altro ricordo, il ricordo della poesia di San Nicolò Polini. La poesia di San Nicolò Polini per eccellenza, che rappresenta un'emozione culturale, secolare, radicata, cantata da tanti poeti che hanno saputo interpretare ed esternare come cantori le loro rime, le loro emozioni e quindi diffondere e portare nel tempo, tramandare le virtù, la vita di San Nicolò Polini, il nostro protettore. E siccome si presta bene giustamente alla tematica, rientro, la poesia di San Nicolò Polini fa parte della nostra cultura, della nostra tradizione e ci tengo tantissimo che venga rispolverata, venga studiata, venga diffusa. E un saluto a questo punto particolare rivolgo, e siamo onorati della sua presenza, il professore Nino Faraci, presidente del Comitato di San Nicolò Polini, che rappresenta
l'istituzione e quindi il promotore della poesia di San Nicolò Polito. Intanto in rappresentanza dell'amministrazione comunale porgo il saluto a tutti i partecipanti, nonché all'iniziativa ormai consolidata dei fratelli Marino, di Nino Marino in particolare, che è la mente della famiglia, per ricordare ancora quest'altro 14° memoriale in onore del fratello Nicola Marino. È un evento importante per noi, importante perché dà lo stimolo alla cultura, a ricordare gli eventi che, di cui ne siamo onorati nella nostra piccola cittadina, che racchiudono queste iniziative, racchiudono tutti i sentimenti, i nobili sentimenti degli alcaresi dell'uomo, che ricorda l'uomo nelle sue, in tutte le sue preoccupazioni, e della storia che va avanti e che si tramanda, ed è un evento molto bello. Quindi siamo contenti di quest'altra iniziativa, per questa ricorrenza e per averlo celebrato anche quest'anno, dopo i momenti difficili che abbiamo avuto. Quale garante, custode della nostra memoria, lo consegno alla casa di San Nicolò Politi tramite il suo presidente, il professore Nino Faraci. Questo per me è un motivo di grande orgoglio, di stima e amicizia per il nostro paese, per la devozione del nostro santo. Caro professore. No, ci stanno scherzando. Grazie. Molto semplicemente, omaggio ai poeti ed alla poesia di San Nicolò Politi, nel 100° anniversario della nascita del poeta alcarese Antonino Santoro, 1921-2021, conferito alla casa di San Nicolò Politi, perché è custode della memoria, della tradizione, ed è una cosa molto bella. E voi siete i promotori, come sempre. L'occasione stasera per me è doppia, non solo perché diciamo così stiamo parlando di San Nicolò Politi, di una cosa che credo ci accomuni tutti e ci lega tutti nella devozione, nell'amore, diciamo, verso questo nostro santo. E la poesia nei secoli, come diceva il dottore Santoro, ha saputo essere la voce di questo popolo, è poesia popolare. Io anche dai miei studi, insomma, dalle mie conoscenze, che non sono immense, ma che comunque riguardo alla zona credo che possano essere quasi esaustive, ma non solo, credo che non ci sia un caso, non solo in Italia, insomma, di un santo che ogni anno detta, ispira un poema, perché di questo si tratta. Il dottore faceva riferimento dal 600 in poi, da cui abbiamo appunto memoria con Placido Merlino, che la tradizione vuole che fosse un pastore. Quindi vedete come questa poesia nasca dalla voce del popolo e abbia perpetuato la memoria, la devozione nei confronti di questo santo nei secoli e secoli veramente. Giovanna Di Falco. A cui mi voglio un applauso per aver avuto il coraggio, la sensibilità, l'intraprendenza nella genetica tradizione familiare, ha avuto il coraggio di esporsi. E quindi va il mio riconoscimento con questo attestato. Al solito, omaggio ai poeti e quindi, fra tutte queste, a Giovanna Di Falco, che ha composto e recitato La vita di San Nicolò Politi.